Salve a tutti e benvenuti nel canale di Pensioni e Aggiornamenti. La prossima riforma pensioni allo studio dal governo potrebbe rendere l'APE sociale strutturale, ovvero definitiva. Vediamo tutti i dettagli in questo video. Prima di visionare il video, come sempre, vi invito ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Vi invito inoltre a lasciare un mi piace in questo video per supportare il canale. Naturalmente tutto gratuito. Dicevamo dunque che la prossima riforma delle pensioni potrebbe rendere l'APE sociale definitiva e per essere sicuri bisogna attendere la prossima manovra economica che sarà messa a punto, come abbiamo detto in un nostro precedente video, dopo l'estate o addirittura in autunno. Per il momento ciò che è certo è che la legge di bilancio 2021 ha prorogato l'anticipo pensionistico a carico dello Stato per tutto il 2021. Si tratta di una forma di pensione anticipata riservata a particolari categorie tutelate. Ricordiamo che possono accedere all'APE sociale coloro che hanno raggiunto o raggiungeranno entro il 31 dicembre 2021 63 anni di età contro i 67 anni richiesti per la pensione di vecchiaia, a patto di appartenere a una delle seguenti categorie di lavoratori iscritti all'INPS anche nella gestione separata. In primis disoccupati per licenziamento, dimissioni per giusta causa, risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di licenziamento economico per scadenza naturale di un contratto a termine, a patto di aver avuto nei 36 mesi precedenti la cessazione del rapporto di lavoro, periodi di lavoro dipendente per una durata di almeno 18 mesi. Viene inoltre richiesto di aver concluso la fruizione da almeno 3 mesi dell'intera indennità di disoccupazione spettante. La seconda categoria è caregiver che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, la persona in unione civile o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero i parenti di secondo grado, qualora i genitori o il coniuge della persona con l'handicap abbiano compiuto 70 anni di età oppure siano anche loro affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti. Terza categoria è quella degli invalidi civili almeno al 74% e ultima categoria gli addetti alle mansioni gravose che hanno svolto uno o più attività gravose da almeno 7 anni negli ultimi 10 anni, ovvero almeno 6 anni negli ultimi 7 in via continuativa. Infine vediamo i requisiti: avere cessato l'attività lavorativa, non essere titolari di una pensione diretta, avere un minimo di 30 anni di contributi o 36 anni per chi svolge attività gravose, maturare una pensione di vecchiaia di importo non inferiore a 1,4 volte l'importo della pensione minima dell'INPS pari a circa 722 euro mensili. Le lavoratrici che sono anche mamme rientrano tra i beneficiari dell'APE sociale. Viene concesso lo sconto di un anno sul requisito contributivo per ogni figlio, anche adottivo, fino a un massimo di 2 anni. E anche per oggi è tutto, se non l'avete già fatto vi invito nuovamente ad iscrivervi al canale e a schiacciare sulla campanella per rimanere sempre aggiornati ogni volta che sarà caricato un nuovo video sul canale. Grazie per l'attenzione, al prossimo video e un saluto a tutti.